Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha lasciato tutti di stucco. I due sembravano essere la coppia più solida e forte del mondo dello spettacolo, ed invece in modo del tutto inaspettato si sono detti addio. La loro separazione è stata un fulmine a ciel sereno, anche perché entrambi hanno sempre parlato di un roseo e dolcissimo futuro insieme. Come in questa intervista, nel corso della quale il pupone aveva descritto come immaginava la sua vecchiaia. Francesco Totti e Ilary Blasi, fine di una favola durata 20 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati insieme per lunghi anni. I due hanno vissuto un rapporto bellissimo fatto di intesa e complicità per circa un ventennio, poi improvvisamente hanno annunciato la separazione. La notizia ufficiale è arrivata tramite due comunicati, entrambi sintetici e sentiti con i quali hanno dichiarato al mondo il loro addio. Erano mesi che i rumors parlavano di una presunta crisi coniugale che li avrebbe allontanati giorno dopo giorno. Poi i due diretti interessati dopo le smentite hanno improvvisamente annunciato la separazione. Per i fan è stato un duro colpo da digerire, per lungo tempo hanno rappresentato la coppia ideale, l'emblema del romanticismo. Francesco Totti, le sue parole a Maurizio Costanzo. Sono lontani ormai i tempi in cui l'ex capitano della Roma sognava di invecchiare accanto a Ilary. Ora, secondo voci di corridoio, sarebbe felice accanto a Noemi Bocchi, fonti vicino a Totti parlano di un vero e proprio amore tra loro, nessun flirt passeggero. Eppure per i milioni di italiani che hanno seguito il nascere della loro storia è strano abituarsi all'idea che non stiano più insieme, in questo video infatti il pupone è dolcissimo mentre parla della sua ex moglie. Quando infatti gli è stato chiesto come immaginavi la sua vecchiaia ha detto, la mia vecchiaia con Ilary. Penso diventeremo campione di burraco. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.